Taglio del nastro col governatore delle Marche Ceriscioli, il vescovo di Macerata Marconi, per il ponte di Colbucaro intitolato a San Giovanni XXIII. Un esempio di buona amministrazione e di politica positiva è stato definito dal presidente della provincia di Macerata Pettinari e dal sindaco Nelia Calvigioni. Riuscire a realizzare un'opera del genere in un anno è un'impresa straordinaria. Significa che tutte le parti hanno lavorato al meglio, dagli amministratori che hanno presidiato certamente il percorso, a chi lavora dentro la pubblica amministrazione e l'impresa ovviamente che l'ha realizzato. Sono esempi rari, ma devo dire bellissimi, di come tutto il sistema funziona e dà risposte ai cittadini. Ci sono stati anche dei soldi risparmiati? Eh beh sì, la capacità di tenere anche lo stesso valore dal preliminare all'esecutivo fino al risparmio della realizzazione, ma anche questo vuol dire buona amministrazione e siamo, diciamo, insieme tutti gli elementi positivi che ci possono essere in un'opera. Intitolazione a San Giovanni XXIII, perché questa scelta? Simbolicamente tutti i sommi pontefici, ma lui in particolare, specie durante tutto il suo pontificato, ma in particolare nel momento della crisi più acuta negli anni 60 tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica per la questione cosiddetta Cuba, e si è sfiorato il conflitto mondiale, un conflitto mondiale che sarebbe stato devastante, e lui è stato l'artefice, proprio appunto simbolicamente, come fa un ponte che unisce due sponde, due comunità, due territori. In questo caso lui è riuscito a far dialogare due realtà, due mondi così tanto distanti e così tanto lontani, eppure ci è riuscito e ha scongiurato appunto quella crisi che avrebbe portato la distruzione probabilmente del mondo. Allora il simbolo che diventa realtà, e ogni ponte è fonte di crescita, di solidarietà, di scambi e naturalmente di mobilità. Insomma, a noi è sembrato come amministrazione provinciale giusto appunto intitolarlo a questo grande papa. Una caratteristica propria di San Giovanni XXIII fu quello di per primo costruire il grande ponte tra la Chiesa e il mondo moderno, non perdendo la propria identità come Chiesa, riaffermandola con serenità. Io dico che dei ponti mi piace il fatto che, perché un ponte stia su, deve avere sulle due sponde degli appoggi ben solidi. Noi potremmo fare dei ponti col mondo se saremo forti della nostra identità, sereni e positivi, e rispetteremo le identità e le mentalità degli altri. Così si costruiscono i ponti. Un ponte è una bella cosa e davvero sono contento che si possa percorrere per rafforzare l'unità dei nostri territori. Un esempio anche di buona amministrazione con dei risparmi, l'ha detto, appunto, anche un ponte bello e utile a due comunità e non solo. Bello, nuovo, innovativo, sicuro, è stata una bella realizzazione, a tempi record, con un risparmio notevole. Insomma, un esempio di come una struttura pubblica può progettare e dirigere i lavori al meglio, come un'impresa può fare il suo dovere, il suo lavoro in maniera egregia, e le istituzioni come possano collaborare, appunto come è successo tra l'amministrazione provinciale e le istituzioni, in particolare l'amministrazione comunale di Corridogna. Orgogliosa e commossa la sindaca di Corridogna Nelia Calvigioni per vedere questa opera realizzata dopo, insomma, tempi record ma anche tante difficoltà. Ma non nascondiamo il dolore, il dispiacere di quando succede una calamità, in questo caso di un ponte, anche se era ormai 4 anni del primo mandato. È stata un'esperienza traumatica, perché dovevamo in tutti i modi non bloccare la viabilità in un territorio importantissimo, collegando altre scuole, altre realtà, ma soprattutto per l'attività economica che coinvolge i nostri territori e di altri comuni. E grazie veramente all'impegno anche dal commissario prefettizio, che in quel periodo amministrava la provincia di Macerata, e di tutti i tecnici, poi a seguire anche del nuovo presidente Pettinari, oggi siamo qui. I tempi oggi che è passato, posso dire, sono stati brevi, ma per me ogni giorno era duro. Però è andato tutto bene e si è realizzata un'opera importantissima, perché questo ponte aveva dato già segni di problematiche già anche 30 anni fa, e oggi siamo certi che nessuno distruggerà questo ponte, perché è stato fatto con le nuove tecnologie. È importante, è veramente un risultato ottimo di squadra, soprattutto dalla parte della regione, della provincia e
del comune, ma mettendo insieme anche tutti i dipendenti, i funzionari pubblici, e abbiamo anche fatto risparmiare i 300.000 euro che avevamo ottenuto per fare il secondo quadro. Dunque anche questo è una cosa positiva. Capendo l'importanza, la Regione aveva messo a disposizione 300.000 euro, ma resi conto che poi il tempo era clemente perché veniva l'estate, i lavori erano partiti, abbiamo temporeggiato e abbiamo risparmiato quei 300.000 euro che erano stati messi proprio per fare un altro quadro. Dunque anche questo è sempre segni positivi. Dunque invito i giovani, i ragazzi che oggi parlano di politica, la politica è una cosa bellissima, fatta per lo scopo unitario, per il bene comune e l'impegno comune. Ha lanciato il prossimo obiettivo nel 2020, lo svincolo di Campogiano. Sì, allora tanto che si parla di questo svincolo di Campogiano che collega poi le due vallate, della vallata del Potenza, ora che abbiamo questa meravigliosa superstrada che ci porta a Foligno in pochissimi, neanche un'ora, dunque abbiamo sicuramente questa necessità in più di collegare le due vallate del Maceratese, la vallata del Chiendi e la vallata del Potenza. È tutto in corso di progetti, perché abbiamo assistito già una prima conferenza dei servizi. Io, il mio mandato finirà nel 2017, però ecco, la mia sfida è quella di darsi un tempo, un obiettivo, affinché, come in questo caso in un anno poco più si è realizzata questa meravigliosa opera, ci sono tutti i presupposti per fare questo collegamento importantissimo. È nel mio territorio di Coridonia, ma è importante per la città di Macerata capoluogo e per la viabilità che ancora passa al centro storico. Dunque voglio lanciare questa sfida affinché dalla Regione agli onorevoli che erano qui presenti portano avanti sempre di più con impegno quelle piccolezze che si possono superare, come abbiamo superato tante montagne, si supera tante gallerie per la Quadrilatero e si supera anche lo svincolo di Campogiano che collega poi il capoluogo maceratese e la vallata del Potenza.